Oggetto numero 3, interroga il consigliere Puletti, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Con questa mia interrogazione, assessore, intendo chiederle quale sia la volontà politica del suo assessorato sul mantenimento dello status dei valichi montani di Villa Cornia in provincia di Perugia e di Piano Peloni in provincia di Terni. Questo perché glielo chiedo? Perché, come lei sa benissimo, all'interno del calendario venatorio 22-23 sono stati inseriti 4 valichi montani in provincia di Perugia: Villa Cornia, Bocca Trabaria, Fossato di Vico, Passo della Carosina e uno in provincia di Terni, appunto Piano Peloni. Al fine di poter comprendere, non soltanto noi ovviamente, ma anche chi ci ascolta da casa, l'importanza di questa interrogazione, è opportuno anche spiegare cos'è un valico montano. Per legge si intende definire un valico montano quel collegamento tra due località, valli o bacini geografici attraverso una catena montuosa, dove il cui passaggio geografico può essere attraversato e quindi il collegamento può essere costituito da un sentiero, una strada o una ferrovia. I valichi montani sopracitati, che ripeto sono Piano Peloni e Villa Cornia, però insistono in aree non ricadenti all'interno della dorsale appenninica che attraversa l'Umbria, nella parte orientale del territorio regionale. È opportuno anche ricordare che l'articolo 21 della legge 157 del 92 vieta l'attività venatoria nel raggio di 1000 metri dal valico montano. Questo ovviamente al fine di preservare il passaggio delle rotte migratorie presenti in quelle aree. L'istituzione dei valichi montani, come lei saprà benissimo, assessore, comporta naturalmente la creazione di aree protette a forte rischio di inselvatichimento di tutte le specie, in particolar modo di quelle maggiormente invadenti e impattanti sulle colture agricole, e non solo. Quindi questo conseguentemente comporta il proliferare e il riprodursi liberamente di tali specie, provocando un aumento di capi da abbattere ogni anno, ed è sempre più difficile a seguito anche del numero sempre più in calo dei cacciatori nella nostra regione. Per questo, e a seguito di più interlocuzioni avvenute con le associazioni venatorie, riterrei avviare, e chiedo a lei, nel caso fosse chiaramente così anche da parte del suo mandato elettorale, da parte dell'assessorato, quello di avviare una verifica approfondita competente in materia circa le caratteristiche morfologiche e orografiche per il mantenimento degli status dei valichi montani di Villa Cornia e Piano Peloni. Grazie. Vicepresidente Morroni, prego. Sì, grazie Presidente. Consigliera Puletti, da un punto di vista geofisico, un valico di montagna, come opportunamente ha avuto modo di ricordare anche lei, è un collegamento tra due località o valli o bacini idrografici attraverso una catena montuosa. La dorsale appenninica è una delle catene montuose presenti nella nostra regione. Queste peculiari conformazioni orografiche sono particolarmente interessate dai flussi dell'avifauna migratoria, in quanto consentono agli uccelli di superare più agevolmente le catene montuose. Pertanto le linee delle rotte migratorie convergono e si concentrano in queste aree ben definite che si caratterizzano come zone particolarmente sensibili per l'avifauna migratoria e per questo vengono protette. Nel caso specifico dei due valichi, un importante valore aggiunto è rappresentato dal fatto che si sono situati in corrispondenza di rilievi posti in posizione dominante rispetto a due delle aree di maggiore importanza ornitologica dell'intera regione, entrambi interessate da cospicui afflussi migratori, il lago Trasimeno e il lago di Alviano, inseriti nella lista delle zone di protezione speciali istituite ai sensi della direttiva Uccelli. La ridotta superficie interessata dal divieto venatorio, stiamo parlando di circa 310 ettari per valico, non consente particolari concentrazioni di ungulati selvatici che vengono regolarmente cacciati e prelevati in tutte le aree circostanti. Inoltre il valico presente nei comuni di Guardea e Vigliano è sovrapposto per una superficie pari a circa 180 ettari ad un'oasi dove è comunque già presente il divieto venatorio. La superficie complessiva su cui vige il divieto venatorio derivante dalla presenza dei due valichi costituisce lo 0,3% della superficie agro-silvopastorale regionale preclusa alla caccia programmata. Comunque, nell'ambito della raccolta dei dati faunistici necessari all'aggiornamento
del piano faunistico venatorio regionale, è già stata considerata la necessità di avviare un monitoraggio specifico per validare la presenza di flussi migratori di avifauna sui valichi montani attualmente istituiti e verificare la situazione di altri valichi montani. Grazie. La replica. Sì, grazie Assessore per la precisazione. L'auspicio è chiaramente quello comunque di avviare un percorso, una risoluzione congrua che tenga anche in considerazione, anche se ci vorrà del tempo, chiaramente le associazioni venatorie che costantemente danno il loro contributo per avviare un problema che credo che sia sotto gli occhi di tutti e dietro al quale non possiamo nasconderci, che riguarda comunque il proliferare di alcune specie di animali e i danni comunque agli agricoltori. È pur vero, Assessore, penso che lei lo sa meglio di me, che in principio quei due valichi, i valichi erano sette, per scelta politica e anche per una sorta di convergenza con il mondo venatorio. Successivamente fu deciso di estrapolarne due perché non creassero problemi proprio al mondo venatorio stesso e quei due, non a caso, erano Villa Cornia e Piano Pelosi, così da avere due valichi presenti nel calendario venatorio, salvaguardando quelle che invece sono le zone di maggiore interesse come Brocca Trabaria, Fossato di Vico e Carosina. Partendo da questo antefatto, Assessore, è chiaro come i due valichi storici furono utilizzati come salvacondotto per il mondo venatorio e di conseguenza per la stesura del calendario stesso. Visto che comunque, e apprezzo, sia stata comunque ipotizzata una verifica, credo che comunque, anche se necessario due o tre anni, questo monitoraggio debba essere fatto con il metodo della conta al fine di capire se effettivamente quei luoghi hanno delle caratteristiche tali da convogliare i migratori nelle vallate adiacenti al picco massimo che lei stesso faceva riferimento. E quindi siamo qui a chiederle e a ribadire, come Lega, un chiaro messaggio di volontà politica. Grazie. Oggetto numero 4, interroga il consigliere Paparelli, credo risponde l'assessore Fioroni, giusto? Assessore? Sì. Prego, consigliere Paparelli. Sì, grazie, Presidente, ma con questa interrogazione devo sollevare, diciamo, avere delle risposte su un tema che è all'ordine del giorno e riguarda il tema del quali interventi la Regione Umbria abbia intenzione, dire il vero avrebbe già dovuto metterli in campo, sul tema del caro bollette per aiutare e sostenere sia le famiglie che le imprese. Come è noto, nell'ultimo anno i prezzi delle materie prime e dell'energia hanno subito un costante incremento dovuto a diversi fattori, tra cui la speculazione in atto alla borsa di Amsterdam, che oggi pare segnare una battuta d'arresto con il calo del prezzo del gas ritornato ai livelli di giugno, grazie alla crisi internazionale relativa al conflitto russo-ucraino e ai nuovi assetti geopolitici correlati. La conseguente spinta inflazionistica sta generando anche e soprattutto nella nostra regione e per l'intero paese, per le famiglie, per le imprese e per gli enti locali, sta generando gravi problemi e difficoltà. Voglio ricordare un dato del Corriere della Sera di qualche giorno fa che dice che la città di Terni è al quarto posto in Italia per la spinta inflazionistica, con un più 13,8% di aumento dei prezzi, insomma, sul livello di quello che sta accadendo in altre città come Cosenza. È dunque fondamentale, a nostro avviso, diversificare, da un lato diversificare le fonti di approvvigionamento, di incrementare nella nostra regione la produzione di energia da fonti rinnovabili. Diciamo, sono contento in questo senso che anche la Lega ora abbia chiesto una modifica del regolamento appena emanato, diciamo, accogliendo le critiche che noi già facemmo allora e che, diciamo, in qualche modo sono ostative rispetto a questo tipo di incrementi, per rendere più autonoma l'economia nazionale e regionale, per accelerare la transizione energetica anche alla luce dei repentini cambiamenti climatici in atto e per dare una risposta alla grave situazione rappresentata dagli alti costi energetici che costringono e stanno costringendo esercizi commerciali a chiudere, piccole imprese stanno a livello della sopravvivenza e famiglie che devono scegliere se pagare l'affitto in alcuni casi o pagare
le bollette. Anche qui c'è stata una statistica nei giorni scorsi con un tasso di arretratezza, diciamo, del pagamento delle bollette molto elevato nella nostra regione. Il Paese sappiamo che deve raggiungere importanti obiettivi, quelli previsti dal Green Deal europeo, dal PNRR, dall'Agenda 2030 per mitigare il riscaldamento globale, conservare la biodiversità, usare al meglio le risorse naturali e il territorio, contenere le emissioni di CO2, ridurre il consumo da fonti energetiche fossili. E nei confronti di queste tematiche l'opinione pubblica sta mostrando una tendenza e un'attenzione sempre più crescente. Abbiamo ascoltato nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, diversi annunci da parte della Regione sugli incentivi finalizzati all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, sul contenimento dei consumi e delle spese, su azioni a sostegno di famiglie e delle piccole attività economiche, però delle quali, diciamo, non sono seguite, almeno non sono a nostra conoscenza, non sono seguiti, come dire, atti e misure concrete. Considerato che di queste misure concrete, soprattutto per le famiglie, quelle più indigenti, ce n'è assoluto bisogno, perché si rischiano le attività economiche, ma rischiano anche gli enti locali, perché i piccoli comuni non ce la fanno neanche a pagare, a sostenere i costi della pubblica illuminazione. E dato che la Regione ha delle leve che potrebbe utilizzare per accompagnare, speriamo, le auspicate misure che voglia prendere celermente il Governo nazionale, che di fronte anche ai cittadini umbri e a questa Assemblea, da oggi in poi, dall'insediamento della Presidente, della nuova Presidente del Consiglio, qui vanno i nostri auguri di buon lavoro nell'interesse del Paese, chiaramente, diciamo, non costituisce più un alibi per questa maggioranza il Governo nazionale. Quindi vorremmo capire, rispetto a quelle misure che auspichiamo il Governo nazionale metta rapidamente in campo, che cosa intende fare la Regione, ad esempio sul tema dell'utilizzo della leva fiscale di propria competenza, con sgravi alle famiglie e imprese, sulla stregua di quello che hanno già fatto altre regioni, compresa la possibilità di riprogrammare per questo scopo i fondi comunitari o parte dei fondi comunitari. Noi riteniamo che questo sia assolutamente prioritario per la tenuta del tessuto sociale di questa regione. È vero che questa giunta e questa maggioranza al tessuto sociale di questa regione stanno ponendo pochissima attenzione. In questa regione non c'è un piano di lotta alla povertà, non c'è un piano sociale aggiornato da questo punto di vista. Tuttavia queste, come dire, emergenze quotidiane richiedono una risposta a nostra vita celere. Quindi chiediamo alla giunta di avere notizie sulle intenzioni di questa maggioranza, sia per incentivare, diciamo, attraverso bandi, modalità, eccetera, l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, sia sul tema del contenimento dei consumi e della spesa, ma soprattutto quali azioni intende promuovere per sostenere nel pagamento dei costi energetici le famiglie, le piccole attività economiche, le amministrazioni comunali, accompagnando le misure di carattere nazionale. Grazie. Risponde tutto il vicepresidente Morroni o anche Fioroni, vicepresidente Morroni? Prego. Sì, grazie presidente. Consigliere Paparelli, con riguardo all'aspetto della politica energetica, che è parte, no, della sua interrogazione, desidero rappresentare quanto segue. L'attuale e nota situazione energetica, fortemente attenzionata a tutti i livelli di governance, impone l'improrogabile messa in atto di azioni di sostegno che accelerino la transizione green. La transizione ecologica è infatti uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro, tanto che il PNRR dedica la missione 2 alla rivoluzione verde e transizione ecologica. Tale missione, per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, prevede interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche attraverso investimenti da destinare allo sviluppo di comunità energetiche. Si tratta di realizzare un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili,
le cui parole d'ordine devono essere risparmio energetico ed efficienza dei consumi, ovvero di attivare nuove forme di azione collettiva, di economie collaborative in cui produzione e consumo danno vita a nuovi sistemi di scambio. Le comunità energetiche rappresentano l'opportunità e al contempo la sfida per combattere la povertà energetica e permettono di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Tale aggregazione favorisce anche il superamento di forme pregiudiziali verso le fonti rinnovabili, come dichiarato anche nella direttiva stessa. Per le energie rinnovabili si procederà attraverso incentivi per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile solare, eolica, geotermica e da biomasse, garantendo che gli stessi siano correttamente integrati con l'ambiente e costituiscono un'occasione di sviluppo per le comunità che vivono nei territori, in particolare quelli più svantaggiati. Per queste finalità assume particolare rilevanza la promozione di comunità energetiche con particolare riferimento a piccoli centri montani o aree depresse, nonché la promozione di forme di partenariato pubblico-privato per supportare la realizzazione di comunità. Con delibera della Giunta regionale sono stati attivati una serie di tavoli, in particolare con ANCI, con le associazioni di rappresentanza del mondo economico e produttivo della Regione, e con un'ulteriore delibera del 5 ottobre è stato approvato anche un protocollo d'intesa con la Fondazione Perugia. Queste iniziative naturalmente sono orientate a creare un contesto sistemico nell'ambito della nostra Regione atto a favorire, a stimolare e a supportare la nascita delle comunità energetiche stesse. Oltre a quanto fin qui richiamato, mi preme sottolineare che è in corso di definizione anche una collaborazione con il GSE per un supporto tecnico-giuridico che affianchi, stante l'autorevolezza dell'ente, le attività regionali e i possibili sviluppi anche a livello comunale. Infine, è in corso di definizione, su iniziativa della Giunta regionale, un disegno di legge per la promozione delle CER, che prevede tra l'altro anche la concessione di contributi per sostenere i costi di costituzione e avvio delle comunità energetiche stesse. Per quanto riguarda il fronte più squisitamente economico, l'assessorato allo sviluppo economico, guidato dal collega Fioroni, sta lavorando in stretto raccordo con le associazioni di categoria ad un avviso per la realizzazione di una manovra che incentivi l'autoconsumo attraverso investimenti su fotovoltaico e accumuli. Una manovra che punterà a raggiungere più imprese possibili, a prescindere dalla propria dimensione, e che avrà una dotazione finanziaria di circa 20 milioni di euro. Grazie. Consigliere Paparelli, prego. Io sono veramente stupito dalla superficialità con cui viene affrontata da parte della Giunta regionale questo tema. Ora, assessore Morroni ci ha risposto solamente su una parte dell'interrogazione, appunto, che riguarda l'incentivo all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili. Anche qui, diciamo, con un certo imbarazzo ha risposto, visto che sul tema delle comunità energetiche la minoranza e il consigliere De Luca ha presentato un disegno di legge il 5 maggio del 2021, quindi un anno e mezzo fa. L'Assemblea legislativa ha dovuto approvare una mozione, la delibera 247, per stimolare la Giunta a fare qualcosa su questo versante. E lei oggi ci annuncia che sarà fatto un disegno di legge, può darsi che da qui alla fine della legislatura qualche cosa i cittadini umbri vedranno nascere, così come sul tema degli incentivi e del fotovoltaico la dice lunga il fatto, lo scontro anche all'interno della maggioranza e la sfiducia che le hanno dato i consiglieri della Lega presentando la mozione con cui lo invitano a rivedere il regolamento approvato solamente un anno fa. Ma detto questo, la cosa più sconcertante è che non emerge dalla risposta a questa interrogazione alcun tipo di risposta per le famiglie e per le imprese della nostra regione. Io faccio solo un esempio perché sia chiaro a tutti,
perché forse non è la regione più virtuosa d'Italia, ma ad esempio la regione Lazio ha previsto un bonus energia, 300 euro di risparmio sulle bollette direttamente e il blocco degli aumenti sulle bollette per le famiglie, per alcune categorie protette di famiglie, ha previsto una diminuzione e riduzione delle tasse regionali per i redditi tra i 35, 45 e 50 mila euro, sempre diciamo, relativamente alla possibilità di avere un aiuto sul tema del risparmio energetico, sul tema dei risparmi sui costi dell'energia. Da questa risposta emerge che questa regione ad oggi non ha messo in campo un bel nulla per aiutare le famiglie e per aiutare le tantissime imprese che stanno chiudendo. Quindi io invito a un cambio di marcia e a fare presto, accompagnare in maniera molto celere, anche partendo dal prossimo, la prossima finanziaria regionale, che prevedere ad esempio una riduzione fiscale utilizzando la leva del bollo auto magari per alcune categorie di automobili meno inquinanti. Ricordo che una volta c'era l'esenzione per le auto elettriche e per le auto a metano. Adesso fare l'esenzione per le auto a metano, considerato l'aumento vertiginoso dei costi del metano, potrebbe essere un aiuto per alcune famiglie, così come utilizzare la leva dell'IRPEF per dare un aiuto concreto alle nostre famiglie. Su questi temi io credo che debba essere messo in campo un'azione davvero spedita e immediata da parte di questa giunta se vogliamo abbiamo a cuore il tessuto sociale della nostra regione. Andiamo all'oggetto numero 6, risponde per conto dell'assessore Coletto, che è non può essere presente, l'assessore Agabiti interroga il consigliere Meloni. Prego, consigliere Meloni. Grazie Presidente. Torno con un'interrogazione su un tema che abbiamo affrontato ormai un anno, quasi un anno e mezzo fa, dalla prima volta, quando abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale sulla questione della procreazione medicalmente assistita e i test prenatali non invasivi. Allora, abbiamo fatto questa mozione, se non erro, a maggio del 2021, anzi forse anche a marzo, perché il 27 maggio 2021 c'è stata un'audizione durante la terza commissione dove è intervenuto il professor Gerli della struttura di Pantalla e l'assessore Coletto, e in quella sede, durante quell'audizione, avevamo sottolineato tre aspetti principali. Il primo era che in Umbria ancora la somministrazione per delle tecniche di procreazione assistita di tipo omologo è garantita soltanto alle donne che non superano i 42 anni. Tutte le altre regioni hanno limiti di età diversa, cioè vanno dai 43 anni della Val d'Aosta, della Calabria, del Molise, fino ad arrivare ai 50 anni del Veneto. La Regione Umbria non prevede ancora oggi la somministrazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, pur essendo data la possibilità nel DPCM del 12 gennaio 2017, che richiama anche l'innalzamento dell'età per la procreazione assistita di tipo omologo. La Regione Umbria non prevede nemmeno l'utilizzo di test diagnostici prenatali non invasivi. Allora, tutto questo, come avevamo esposto sia durante la presentazione della mozione ma anche durante l'audizione in commissione, determina un forte fenomeno di mobilità passiva e anche tutta una serie di criticità che sono legate alle limitazioni che ci sono in questo momento in Umbria. Ora, durante quell'audizione, sia il professor Gerli che l'assessore Coletto avevano esposto alcune considerazioni e si erano presi anche degli impegni. Allora, il professor Gerli ovviamente aveva appunto spiegato che il limite di età per la procreazione, per le tecniche di tipo omologo, se si volesse innalzare l'età, avrebbe richiesto un potenziamento della struttura del centro di procreazione medicalmente assistita e quindi un incremento degli impegni di spesa. La stessa cosa è per l'utilizzo di tecniche di procreazione di tipo eterologo, che determina una possibilità di successo molto più alta, circa del 65%,
a prescindere dall'età della donna, ma impone anche in questo caso un notevole impegno di spesa e anche un'elevata organizzazione del servizio. I test diagnostici prenatali non invasivi, che anche in quella sede fu riconfermato, che determinano una validità di risposta compresa tra il 95 e il 98%, tanto da essere fortemente consigliati rispetto ai test invasivi come l'amniocentesi, tanto più che parliamo di tutte donne che hanno un'età superiore ai 40 anni. E quindi anche in quella sede l'assessore Coletto si era preso, diciamo, un impegno nel senso di evitare la mobilità passiva il più possibile nelle altre regioni, tanto che noi il 9 settembre 2021 in consiglio avevamo impegnato la giunta regionale con una risoluzione, diciamo, all'unanimità a valutare intanto tutta una serie di dati statistici di successo rilevati nella regione Umbria, di elevare il limite di età come disposto. Scusate, io capisco che il tema non è interessante, però magari, visto che insomma non si riesce nemmeno a parlare, l'abbiamo portato tre volte e mi dispiace che a parlare poi sono sempre anche le donne, quando è un tema che dovrebbe riguardarci per prime. Ci vogliono tre minuti, ho capito, ma ci vogliono tre minuti per leggere l'interrogazione, cioè ognuno fa comunella e fa, e vabbè, ma se ognuno fa banchetto per favore, fate finire la consigliera Meloni, prego. No, però diventa difficile anche esprimere tre minuti di interrogazione, cioè chiudiamo il consiglio e non li famo più, cioè tanto si famo solo interrogazioni e mozioni, anche quelle diventano complicate, l'esposizione e la risposta, mamma mia, scusate, ma quindi sostanzialmente, tornando a quello che oggi, diciamo, chiediamo rispetto alle cose che abbiamo fatto in un anno e mezzo, è intanto a che punto siamo arrivati, se si sono presi degli impegni che risalgono ormai a più di un anno e mezzo fa, se qualcosa è stato fatto rispetto anche a quello che era stato annunciato e anche quali sono i tempi che eventualmente sono previsti, visto che anche la Regione Lombardia in questo mese ha previsto anche il test prenatale non invasivo che coinvolgerà circa 1600 donne presso il Policlinico di Milano e sarà ovviamente gratuito e è stato preso anche in Lombardia come punto di riferimento. Grazie. Prego, Assessore Gatti. Benissimo. Allora, gli uffici della Giunta regionale stanno lavorando alle nuove linee di indirizzo per la gravidanza fisiologica, nonché all'introduzione graduale ai test prenatali non invasivi NIP. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere adottato l'atto di recepimento in Giunta ed immediatamente reso esecutivo dalle aziende sanitarie per le parti di competenza. È intendimento della Giunta rivedere a breve anche i criteri per l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Sarà a tal fine istituita una commissione che analizzerà i criteri di accesso e definirà modalità e target di intervento, estendendo ad una fascia più ampia di popolazione la possibilità di ottenere assistenza sanitaria in questo ambito. Replica consigliere Meloni, prego. Grazie Presidente, allora ringrazio l'assessore e va bene nel senso del fatto dell'impegno che diventi, speriamo, realtà sulle nuove linee di indirizzo, entro la fine dell'anno, sui criteri e quindi sull'innalzamento dell'età, perché parliamo tanto di regione con alto invecchiamento, con natalità zero, quindi magari questa è una goccia nel mare, però può essere un minimo di aiuto. Quello che voglio sottolineare anche in questa risposta è che anche attualmente le liste di attesa per poter accedere anche al centro di procreazione medicalmente assistita di Impantallanto, cioè, continuano ad essere veramente molto lunghi. Io non so le motivazioni esatte, se è mancanza di personale, se è Covid e strascico di Covid, se insomma tutte le questioni, che però credo che noi ci dobbiamo farne carico, perché comunque già l'età è alta, se aspettiamo un anno per fare la prima visita diventa ancora più alta, quindi magari tenere conto anche di quelle che sono le liste d'attesa e le difficoltà che stiamo incontrando in Umbria in questo momento anche per accedere a questo tipo di servizio. Grazie.